basatissime, perché dice, ma è roba commerciale, così più o meno si vende lo stesso. Case come la Comuna non bisogna di venire a Venezia, possono fare una semplice telefonata in America e acquistare un intero stocco di questi prodotti. Non vedo perché, no, la Venezia vetrina, insomma, via. Quindi invece di questa Venezia vetrina, tu cosa lo spiegheresti? Ammettiamo che il cinema fosse una cosa da salvare o da diffondere? Non è da salvare, bisogna anche rassegnarsi, le arti figurative stanno tacendo. Lo dicevo prima, c'è questo, mi sto ripetendo, ma ero in un'altra sede, quindi posso credo ripetermi. La pittura si è arresa davanti dopo l'astrattismo, dopo la pop, dopo il comportamentale, da Duchamp in poi, ha avuto Jackson Pollock, ha avuto Burri, Adoro De Chirico. Qui un film astratto non se lo sogna ancora nessuno, tutti cercano l'attore, il cast, le cose. La Big Club, per esempio, cos'è? Non lo so, non ci vado, non vado, mi rifiuto, non vado mai né a teatro né a cinema. Io. Un artista dovrebbe possa essere o dovrebbe, deve essere contemporaneo soltanto a se stesso, nella idiosincrasia della propria diversità, col proprio tempo, nasce questa, trova la sua contemporaneità. In fondo anche il pubblico domanda questo, c'è un rapporto masochista, non sadiano, ecco. Invece queste sale buie, questa fruizione di un prodotto a tutti i costi, che si può vedere poi dovunque. Sì, tanti film, o tanti pittori, o tanti autori, o tanti letterati, ti pare un po' assurdo. Per questo bisognerebbe lavorare molto di più sul linguaggio. Ma siccome da un lato la RAI, dall'altro lato tutte le televisioni, diciamo, del mondo, anche la stessa NBC, la BBC, non fanno che raccontare storie ancora una volta. Queste maledette storie sono datatissime, non valgono l'anno dopo, non seguono nemmeno una moda, non sono nemmeno opposte, diverse, non sono nemmeno conflittuali. Ecco, bisognerebbe lavorare molto e pensare al linguaggio. A costo che questo linguaggio resti ostico, a costo che il grosso pubblico magari fischi, ma che qualcosa succeda, ecco. Ups, scandala e Venians.